Le recinzioni metalliche sono impiegate per delimitare zone pericolose in prossimità di cantieri edili. Durante gli eventi all'aperto, come concerti o festival, aiutano a canalizzare il flusso di persone. Nelle esposizioni temporanee vengono usate per proteggere le merci da ladri e vandali. Tutto comincia con un gigantesco rullo su cui sono avvolti 7,5 km di filo d'acciaio galvanizzato. Una macchina srotola il filo dal rullo e lo rende perfettamente dritto. Una sega ad alta precisione taglia i pezzi che costituiranno il reticolato. I pezzi vengono poi introdotti in una macchina secondo un'opportuna disposizione. Le luci indicano dove andranno collocate le varie sezioni. Questi formeranno la struttura verticale. È il momento di passare alla fase di saldatura. Un braccio magnetico afferra le sezioni orizzontali e le posiziona sulle corrispondenti sezioni verticali. Poi comincia la saldatura vera e propria effettuata elettricamente. Una scarica molto potente scioglie il metallo e fonde insieme i pezzi. È un processo più semplice e veloce della saldatura tradizionale. I pannelli saldati vengono poi impilati uno sull'altro e si passa alla fase successiva. Alcuni pannelli sono saldati usando tecniche e forme differenti, ma indipendentemente da ciò, il risultato è sempre lo stesso. I pannelli saldati vengono posti in una pressa pneumatica che li piega in corrispondenza di alcuni punti chiave. In tal modo acquistano rigidità e resistenza. Poi si taglia via il metallo in eccesso che sporge dall'estremità. E infine, un tubo di acciaio galvanizzato viene posizionato su entrambi i lati di ogni pannello. Una saldatrice automatica assicura i tubi ai pannelli. Quando verrà il momento di montare la recinzione, basterà semplicemente infilare i tubi laterali nei piedistalli e fissare a incastro ciascun pannello in quello successivo. Tutti i componenti della recinzione sono di acciaio galvanizzato, il che garantisce una lunga durata, nessun bisogno di manutenzione ed elevata resistenza alla ruggine.